Ok, andiamo a provare la camminata col calibro 12, la prima con palla Lyman e 8 pallettoni che sono misti tra il 10-0 e il 7-0. Ok, andiamo a vedere un pochettino gli esiti di questa prova. E allora abbiamo chiaramente il buco centrale, 1 e 2, 3, no, questi sono quelli già fatti, e qua sopra un 4, quindi sono arrivate, siamo a un 55 metri di distanza. Il colpo centrale è arrivato abbastanza bene, però delle 7 palle ne vedo soltanto 3 a bersaglio. Ok. Ok, seconda prova. Questa volta palla Gualbo. Valandi, quella da 28 grammi e 8 pallettoni del 10-0. Allora, l'idea dei pallettoni misti non era buona, mentre invece questi che sono tutti uguali sono arrivati tutti. Allora, sono arrivati decisamente di più a bersaglio. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 5 almeno. E già, considerando che eravamo sui 55 metri, un'ottima cosa. Il buco chiaramente è notevole. Allora, ragazzi, vorrei far notare che sia nel primo che nel secondo colpo i buchi sono passanti. Guardate qua come continuano dietro. Devo dire che sia di palla che di pallettoni, eh. Guardate i buchi che hanno fatto pure i pallettoni. E qua continuano. Veramente bestiale. Ecco, qua c'è un pallettone che è rimasto un po' incastrato, ma
Sì, e continua a bucare fino dall'altra parte. Ecco, qua si può vedere l'arrivo della borra che ha oltrepassato un po' tutto. Veramente impressionante. Ok, potenza notevole. Prova fatta, potenza veramente importante. Ciao a tutti.